era colpa. Poi è tanto di chiacchiero, l'idea francescana lo prese e non è umanamente, si spiega, lui andava verso il socialismo per il bene del popolo, ha capito che con la vita francescana, la vita francescana era quella che più corrispondeva a un ideale sociale di povertà, la vera povertà, di spogliarsi per gli altri, tra loro di e quindi per me è logico che il padre abbia abbracciato i suoi testamenti perché era l'ordine che più corrispondeva in fondo al suo ideale sociale. E gli altri, anche i sacerdoti, lo sconsigliavano. Tu hai studiato, tu sei corso, tu puoi entrare in un ordine di cultura, dai gesuiti. I gesuiti avevano, perché poi c'era padre Massissimo, non si alza, avevano promesso un gabinetto di studio scientifico proprio per lui, che fosse entrato nel loro ordine. E così, finito il servizio militare, intanto entrò, dice proprio, anche al superiore provinciale dei francescani, che voleva diventare francescano. Però questa non è una gran paura, chissà, è mezzo matto che non divenga un frullo, ma insomma, non poteva negarmi il noviziato. No? E allora, il giorno stesso che finì il servizio militare, la sera, senza tornare a casa, vestito involvente, ma vestito bene, perché era un vestito da società, questa è la cosa raccontata, scappò a Rezzato. Rezzato è un convento vicino a Brescia, dove c'è il noviziato di Brescia. They were scared of these boys. The superior said, this must be a great man. So they always study and the knowledge of cancer, he must have been crazy, not a man. Quando la famiglia lo si scatenò, si scatenarono, il padre e gli amici andarono arrestati. Una sera arrivarono all'improvviso, lo chiamarono sulla piazzetta davanti al convento e volevano con la carrozza pronta per non portare via. Il padre si abbracciò alla croce di legno forte che stava in mezzo al piazzale e lui era forte anche, non riuscirono a scappare, ma fu una scena. Poi ancora il padre e la famiglia cominciarono a dire che era nato, che bisognava chiudere in un manicomio, che non bisognava davvero, ma tutti a Milano ne parlavano. One day they decided to go there and bring their own parents.
Specialisti e avventure curati e scritti un articolo intitolato Il suicidio di suicidio di un intelligente. È curiosa, è dunque nata nel 25 anni. È curiosa che lo difesa un giornale liberale, il Corriere della Sera. È Renato Simoni, che era nostro posto un grandissimo scrittore. Ma perché me la prendete? Se questo ragazzo si fosse preso un amante, fosse finito con un amante, nessuno avrebbe detto niente. E perché ti vuoi far piacere e non volete fate tanto piacere? E state in faccia quello che vuoi, viva la vita. Dal 16 al 23 rimase in Borghese e doveva pulire le stanze, pulire i gabinetti, fare tutti i servizi più umili, sempre vestito, eleganti. Un giorno un gruppo di amici andò a trovarlo e chiese di parlare e strumentare di te, va, mi sono in parlatore, ma non devi dire, non devi parlare mai, accendi il fuoco del caminetto e poi va via, senza rispondere a nessuno. Prese le legna, io l'ho visto, ci ho mangiato in questa caretta di realtà. Prese le legna, entrò quel tizio, cosa fai Edoardo, sei matto, vieni con noi. Per mangiare rustico quanto mai, alzarsi al mattino alle 4, fare tutti i lavori più faticosi, e alle 4 doveva suonare la campana, no, doveva accendere le lampade, e poi dovevano dire il mattino,
perché cadevano da solo così, di qua e di là, dovevano fare. E poi quel letto duro, poco pulito, ecco. Una vita durissima, il cibo, tutto era contrario alle sue. Tanto che una volta, non so se è una mattina, appunto perché la stessa Renata che scappò giù, in fondo, uscì dal convento e andò, è sotto un ponte, in fondo al colle si fermò così, mentre stava così tutto incerto per scappare o ritornare, sentì la campana del convento. Era la memoria del giorno. La Madonna, che è un bel affresco, proprio bello, del 400, ha una tendina, e tira sulla tenda, perché la tendina, perché la Madonna si dura la mese. Hai deciso, la Madonna che cosa hai deciso? Vuoi tornare a casa o And
I tell her, but for the reason, I don't want it to hurry. I'd rather be other than my questo, che dal 904 le sensazioni di questo genere non esistono. Dal 904 al 908 fece tutti gli studi teologici per diventare sacerdote. E quindi uno sforzo non piccolo, perché lui aveva tutta la mentalità materialista, positivista, e poi aveva studi moltissimi, ma niente affatto teologici, quindi anche questo, il negamento di sé. Quindi per oggi questo l'ho lasciato così. No, questo è il sonato di appunti che l'ha. Questa è la parte più lunga, perché ci sono tanti episodi che bisogna dire dopo è più breve, si tratta più di idee, di opere, di particolari. Sì, se Bellissimo panorama, fino alle Alpi, la pianura lombarda fino alle Alpi. Guardava l'orizzonte e sognava di conquistare il mondo intero a nostro Dio. Padre,
ma ha la rete di ferro, mentre ai suoi tempi si arricciavo là. E c'era il saccone di paglia che faceva rumore quando si foglie di gran turco. Poi c'è ancora il lavabo con un armadio, un armadietto a muro e un attaccapanni, e così, e un bloccatore. Era negro e faceva delle burle ai compagni di noviziato. A uno che credeva sempre di essere malato, e voleva le cure, forse per evitare certe penitenze. Padre, come medico, tu sei malato, fai il colpo, faccia la lingua. Purgante! Everyone I think he was, and he really believed he was quite sick. And the father general knew that he was a kind of boy, the hardship of the domestic life. So when they said, please, they come here, let me see. Oh, I'm so sorry, you are really sick. Let me see your son. Oh, you are a sick. So go and take the cast of oil. Il suo vicino di cella aveva paura del diavolo. E allora padre Gemelli di notte con le catene faceva rumore per terra, rumore di ferro. Il novizio che aveva paura andava dal guardiano, diceva: povero padre Agostino, sa il diavolo, ha le tentazioni del diavolo. Quindi, poi, come correva sempre con il vento, con una spallata butto giù una porta. Allora per penitenza doveva entrare al refettorio con la porta sulle spalle. Ride! He was a such a dynamic person as even when he was, everybody could feel it. Like when a fear comes near me, they and that's the way he learned one day, and there was a daughter like that. And he didn't mean it, but he was going to talk back, and he took the daughter with him. And the superior didn't believe that he didn't do it on Thursday. So the next day after dinner time, he had the control of the daughter, and he told us and brought him. Il 18 marzo del 1908 celebrò la prima messa a Milano nella chiesa di Sant'Antonio e lo assisteva padre Arcangelo Mazzocchi. Era così commosso che gli tremavano le mani al momento della consacrazione e padre Mazzocchi, che si stava vicino, disse: a capire lo salame. No, 1908, March 18, he celebrated his first mass in the Church of St. Anthony, that he was so shaking all over. Ma lui era commosso, profondamente. Because he was already touched by the grace and the beautiful gift of a vocation, and he was shaking all over, and his hands couldn't stand still, and Father Massa, who was asking him, said, for heaven's sake, you are a light of salam. Per levarmi quella commozione. Non può esercitare come medico,
può insegnare però filosofia. E allora sceglie la psicologia, però a base scientifica, psicologia sperimentale. La psicologia fa parte della filosofia, ma Padre De Medici mise la sua psicologia sopra una base, direi, scientifica, una scienza però che faceva capo alla fede, non una scienza atea. I superiori permisero che andasse a studiare a Lettere, a Bonn, a Francoforte, a Monaco, in Austria, in Francia, specialmente a Parigi. Nel 1909 a Roma ci fu un congresso di filosofia e affermarono questi congressisti che la religione è nemica della cultura. Padre Gemelli si oppose e combatté con i congressisti. Fu fischiato sonoramente. Padre sosteneva l'accordo di scienza e fede, è il suo principio fondamentale, dimostrare la perfetta concordia di scienza e fede. Pio X legge il resoconto del congresso, chiama Padre Gemelli e gli dà i denari per fondare una rivista di filosofia cattolica, la rivista poi di filosofia neoscolastica. La rivista di filosofia neoscolastica che fu fatta il principio dell'università. Poi nel 15-16 gennaio 1910 Padre Gemelli difese i miracoli di Lourdes davanti all'assemblea dei medici milanesi che ne davano assolutamente. Furono due giorni e due notti di battaglia perché tutti erano contrarissimi, dicevano che questi miracoli di Lourdes erano fantastici. Il padre scelse un miracolo, una guarigione che umanamente non era possibile ed era stata provata e dimostrata. E allora con questi oppositori sostenne che se mi basta che voi diciate che questa malattia non si poteva curare, non si poteva guarire con mezzi umani. Mi basta questo. Il padre è che poi nato di amico. Ma non si volevano piegare, d'altronde i fatti erano fatti, i documenti che il padre portava erano documenti. Tutta una notte lui, aiutato un po' da Lecchi e da Monsignor Giati, di fronte a tutti i medici di Milano, assemblea dei medici, sostenne questo miracolo, insomma i miracoli della Madonna di Lecchi. About the miracle occurred in
that is what all I get is the network and that. So that's the from the mental health. And Father Jamal is excited and he knows his comfort that God is against him as good. And so they were really against him and two days and one month. No, no, no. However, when he couldn't believe something to them, he said, please explain to me this case. And he presented to them a case that occurred in Italy of a certain disease that was impossible in the human language because of the connotation of malaria. Surely, however, this person was well because of the medical point of view, and no one could explain in human language. Ebbe ragione, ma nessuno gliela vuole dare e i medici lo radiarono dall'albo dei medici, ogni città ha l'albo dei medici, lo radiarono dall'albo dei medici. Even if they couldn't give him a mentor, as the rest of the city was secured by the supernatural, they just kept shot. They were all against him. Quando uscirono erano tanti morti, volevano andare in chiesa a Duomo la notte, la mattina a ringraziare la Madonna, ma un sacerdote che era con loro dice, adesso fatelo finire, andate a letto ragazzi, che sono stati. I cattolici lo chiamarono il cavaliere dell'Immacolata. Questo fu il 15-16 gennaio 910. Un mese dopo, l'11 febbraio, proprio il giorno dell'apparizione dell'Immacolata, del 910, incontrò la Barelli. Come fu? Armida Barelli sentì, come tutti a Milano, questo trionfo di questo giovane frate che aveva parlato tanto bene di Cristo la Madonna. E allora pensò di rivolgersi a lui per la conversione dei suoi fratelli. Aveva due fratelli, come avete visto dallo slide. Uno più grande, ingegnere, l'altro minore, che studiava medicina. Questi due ragazzi non credevano. E allora la Barelli andò dal padre, che al convento gli disse, io ho due fratelli che non credono, due ragazzi, giovani ancora, e non so come fare per condurli alla fede. Cosa fa lei per... io cerco di fare dei buoni ragionamenti, dei bei discorsi, prestare dei libri. Non li annoi, ma non sa che i giovani fanno tutto il rovescio di quello che gli si dice. Allora, mi rimandi da me, mi faccia parlare tu. Questo è il principio. A year away, February 11, 1910, the first time that we met Armida Barelli. Armida read about the night of the night of the confession, the young father was so dynamic, depending on the religion, that he said, please say to the man I wish to talk to you, regarding my two brothers who are not going to church or are not even having any faith. So she got them and had an appointment with him. And Father Jamel said, what are you doing? So like your brother mother, God is grace and giving them some understanding of your faith. He said, oh, I have a lot of discussions with them. I explained to them the beauty of the religion. You are all well. Don't you know that the young girl or the young man will never do what you say, but you will do all the reverse? So don't bother them. Leave them alone and convince them that they will come to this. E allora infatti questi due giovani diventarono amici di padre Gemelli e uno veramente si convertì in ingegnere, ma quello che diventò medico no. They went to see padre Gemelli and the engineer.
Nel 1912 fondò con padre Alessandro Mazzotti l'opera Impiegato, che è un'opera molto buona, è una specie di pensione per le impiegate, dove possono avere un visto, un olio, e una specie di difesa, perché dei ragazzi che per mezza d'ora che andavano a Milano e andavano nelle chiese, poi salivano le reti avevano mille sedizioni, non avevano difese, e c'è ancora un'opera impiegata. È stata fatta poi da Milano anche a Napoli, mi pare a Genova e in altre città. 1912. A Roma. 1914 fonda con Olgiati e Necchi la rivista Vita e Pensiero, che comincia con un articolo di fondo intitolato Medievalismo, torniamo al Medioevo. Era una sfida allo scientismo moderno. Era proprio una sfida, non so come si traduce, ma era una sfida. Però non diceva che si dovesse tornare alle idee del Medioevo, ma all'unità e all'universalità del Medioevo. Unità di scienza e di pensiero e universalità non restretta in specializzazioni che poi si risolvono nella scienza. Questo voleva dire medievalismo, non di ritornare proprio a quello che è passato e che non è più adatto ai tempi nostri. Nel 1915 scoppia la guerra contro l'Austria e Gemelli, Necchi e Barelli, l'ingegnere Fausto Barelli, sono chiamati sotto le armi. Allora, prima di partire, promettono di fare l'università cattolica se riusciranno, se torneranno salvi dalla guerra. È la loro promessa. Padre Gemelli è chiamato al comando supremo con il grado di capitano medico. E durante gli anni di guerra, dal 14 al 18, non solo si prodigò andando tra i reggimenti, però fece al centro, a Padova, presso il comando supremo, uno studio sulla psicologia del soldato,
studi sulla fisiologia e la psicologia degli aviatori, perché cominciarono i primi voli. E studiò, questa è la cosa più importante, l'applicazione dei metodi psicotecnici all'esame dei candidati dell'aviazione militare. E istituisce il primo centro di studi per la selezione degli aviatori. Questo è un centro di studi, molto importante. He was sent to the airport. He thought against the war taking the doctor and created the mental effect. But he didn't suggest to go around and care for the people. He said he needed study. To study the aspect of the the application of psychological methods for the examination of the candidates for the going to military action. La selezione, selection, and also for the psychology of the pilot and the aircraft, because of the beginning of the flying. Poi nel 1917 con la Barelli promosse la consacrazione dei soldati a stato fuori, ma Barelli, come avranno visto dalle slide, lavorò quanto si può lavorare per preparare tutti gli avvicini e le immaginette da mandare ai soldati militari. Ma il padre si adoperò in tutti i reggimenti e anche presso i comandi perché questa concentrazione fosse fatta. Inizia la guerra nel 1919, il padre andò per la prima volta da Tunisi. 1919, after the first World War, father the first time fece i suoi esercizi, poi alla fine si incontrò con la Barelli e nacque il primo regolamento di vita per questa associazione comune che doveva sorgere, che non era più di settore di terziari, era di terziari francescani, però consacrati all'avvento del regno sociale del settore di Gesù e con la vita della propria famiglia con il Gesù. Nascemmo allora, insieme nasceva l'Università Cattolica. Nel 1919 il padre cominciò, insieme con la Barelli, questa opera.